Mircea Cartia-D'Azora, amministratrice delegata Gruppo 24 Ore. Questo Festival dell'Economia 2024 ha tre parole chiave. Quali sono? Sì, innanzitutto ricordiamo ancora una volta che siamo orgogliosi di continuare questo trend di crescita di questo evento così ricco che diventa un'agenda del Paese. E come hai detto, ci sono tre parole chiave che mi stanno particolarmente a cuore. Una è che questo festival è inclusivo. È inclusivo perché ha un livello di panelist donne sempre crescente, sempre importante, siamo quest'anno al 35%, ma non è solo per questo che è inclusivo anche perché i temi che tratta sono quelli della diversità. Tra i tanti dilemmi del nostro tempo ci sono quelli delle sfide della diversità di ogni tipo e poi perché è anche una diversità generazionale, quindi abbiamo voluto dare sempre più spazio ai giovani, tu ne sai qualcosa, e quindi ovviamente non mancheranno molte tematiche che in qualche modo si rivolgono alle generazioni più giovani, perché è a loro che dobbiamo consegnare il messaggio di questo festival. Poi abbiamo detto, e qua mi aggancio ai giovani, educativo. Sappiamo che il manifesto dell'educazione finanziaria compie un anno, la festeggia appunto al Festival delle economia di Trento dal 23 al 26 maggio e poi comunque tanti temi che vanno nella direzione di lasciare un messaggio di educazione finanziaria nei confronti dei più giovani. E infine, l'abbiamo detto, è più internazionale, questo in linea col nostro piano industriale, guarda sempre più oltre i confini del nostro paese. L'anno scorso eravamo stati a Lugano, ad Abu Dhabi, a San Francisco e quest'anno non ci siamo risparmiati, siamo stati a Delhi, che è l'economia indiana, lo sappiamo, è in pieno boom, ma anche a Berlino e Londra. Quindi i temi trattati, i relatori hanno tutti una caratura internazionale importante e crescente rispetto alle precedenti edizioni. In questo mondo complesso è indispensabile il confronto, il dialogo e l'approfondimento in un contesto come quello di Trento. Sì, il confronto è uno degli elementi alla base del palinsesto, che l'avete visto, è ricchissimo e pieno di spunti. Ci sono sì i premi Nobel, ma anche il mondo accademico e scientifico. Ma quello che piace ancora di più alla gente è che si apre alle famiglie, ai giovani, al confronto sui temi del nostro tempo, quindi l'inverno demografico e quindi ancora il confronto generazionale. Io credo che questo è il valore aggiunto che poi lasciamo come messaggio dopo la chiusura di questo festival. Quindi buon festival a tutti!